Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video qua sulla Oakhill Farm. E quest'oggi iniziamo, cioè andiamo avanti, riprendiamo da dove eravamo rimasti e andiamo a fare dei lavoretti. Ovvero abbiamo falciato i campi, oggi andiamo a voltarli e li prepariamo per la raccolta del fieno. Allora, se non mi sbaglio, l'entrata potrebbe essere da questa parte. Come vedete ho un nuovo voltafieno. E più tardi svelerò anche un'altra cosa. Perfetto, è cresciuta l'erba. Perfetto, ciò che non volevo accadesse è accaduto. Però nessun problema perché intanto è cresciuta leggermente. Non dovrebbe dar problemi, grossi problemi. Tanto adesso noi passiamo e si intravede di già. Esattamente. Il nostro fieno. Sì, ecco, è sempre una pecca che ci impiega davvero poco a crescere il primo stadio. In teoria dovreste passare a falciare e subito dopo a ranghinare, cioè voltare, ranghinare ed imballare, altrimenti succede questo. Però a noi non importa perché alla fine si vede dove. Cioè non è che è cresciuto chissà quanto. Anche se si poteva fare anche in modo che non crescesse nulla, però dettagli. Ho notato che questa serie un po' vi interessa, un po' no, quindi ho detto dai, provo a riportarla così che vedo un po'. Cerco di portare un po' tutte le serie che stavo portando e poi vedo quella che preferite per il numero di like oppure commenti oppure come va il video e la porto un po' più spesso rispetto alle altre. Così che poi iniziamo già a prendere l'altro mezzo e iniziamo a ranghinare, perché come potete vedere sto cercando di fare video non troppo lunghi, se no diventano magari anche noiosi. E un'altra cosa, adesso sto valutando, avevo detto un video 2 settimane, se riesco, lo so che è difficile, poi potrà andare a finire come all'epoca che portavo un video al giorno e poi dopo smetto perché non ce la faccio più ed impazzisco. Però vorrei provare a ritornare a gran ritmo come all'epoca. Allora, adesso direi di andare fin su in cima e mi metto l'automatico e vi svelo anche il nuovo mezzo. Come trattore abbiamo soltanto questo e il John Deere. Ho preso qualche vacca in modo da poter utilizzare il fieno che produciamo. Ed ora direi di mettere subito l'automatico. Non è questo, non è questa, ma è questo. Case 150 CS. In teoria non è 150, ma dovrebbe essere. Mamma mia, ci hanno fregato. Più 25 cavalli. È a 175 cavalli. Allora, il voltafieno, se non mi sbaglio, da queste parti. Mod che non ho ancora utilizzato, la sto provando in anteprima con voi. Guardate qua l'attacco che è lì. In teoria adesso dovrebbe. No, non dovrebbe comparire dietro perché in teoria questo si attacca per i 3 punti. Infatti. Però è. Ok, sì, non l'ha messo lì. Perfetto. Trattore molto stile English. No, stile americano più che altro. Però vabbè, ci sta. E vabbè, qui abbiamo questo ranghinatore che c'era già di default nella carriera. Quindi ho detto perché? Perché buttarlo via? Magari ora lo proviamo, poi ci stufiamo, lo buttiamo via. Però per ora lo terrei. Voglio vedere un po' come butta il fieno. Ok, no, non voglio così. Voglio che mi faccia l'andana in mezzo. E come si fa? Ha pure lì C questo mezzo. Che bello. C'ha il tettuccio, no? Ha le finestre. Il sedile. Aprirei dietro e basta io. Magari quella lì laterale. Comunque, vorrei un attimo regolarmi il coso dietro. Solleva, regolazione velocità, lavorazione sinistra. Non lo voglio a sinistra. Ok, cambio modalità di lavoro, left control Y. Selezionato destra, centrale, perfetto. Abbasserei e lo accenderei. E direi che siamo prontissimi. In modo che ci fa l'andana centrale. Direi di andare a un po' una velocità più ridotta.
non così tanto, tipo 13 km orari, anche 11, ok, perché alla fine abbiamo dietro un bel coso grosso. E lì non ci ha preso benissimo, cavoli. La Z, i cosi laterali però non è che mi facciano così tanto impazzire, sapete? Perché non servono a nulla, praticamente. Vabbè. Come va il nostro mezzo? Bene, si è bloccato. No, infatti i cosi laterali non servono proprio a nulla. Direi di andare a sistemarci un attimo questo che si è bloccato. Allora. Ma quindi volete dire che... Perché lì è bello giallo? Vabbè, non lo so. Non lo so questa cosa. Ah, lì vedete, l'ha fatto... Ok, bene, si sta impallando tutto. Ok, ci portiamo là con questo mezzo e andiamo avanti a ranghinare col nostro case. Devo dire che sono uscite una marea di mod, su farming. E non vedo l'ora di provarle tutte prima dell'uscita del nuovo farming. E tra l'altro ho visto anche che in teoria oggi che registro dovrebbe, che è il 28, dovrebbe uscire la mappa di Edomodding, la mappa italiana. E non vedo l'ora di poterla provare. Sono davvero molto curioso. Direi che questo ce lo lasciamo qua per ora. E poi ci sistemiamo e ora andiamo con l'altro. Andiamo a ranghinare sta benedetta erba che... Non stiamo... Non è fieno, ecco. In poche parole. Allora, andiamo un pelo di più che siamo in salita. Farà fatica? Sì, perché ha poca potenza. In teoria era meglio se usassimo questo per voltare il fieno. Però vabbè, fa niente. Intanto si sale solo da sta parte. Dopo andiamo avanti e indietro. Quindi non c'è problema. Vorrei vedere qua cosa fa. Se mi ci prende... No, lo lascia lì il fieno. Eh no, ci prende solo il fieno. Vabbè. Dovremo falciarlo pure un'altra volta questo campo, quindi non c'è nessun problema. E a proposito di quella mappa, stavo guardando se sta uscendo, dovrebbe uscire oggi stesso quando ho registrato il video, domenica, quindi. Soltanto che volevo provarla già, solo che non so l'orario di uscita, quindi vabbè, aspetterò poi. Sarebbe molto interessante poter portare... Che ne so, mi consigliavate di portargli la Made in Italy. Magari ci possiamo fare un pensierino. Anche se sulla mappa... Sì, la The Terra Italia. La Terra d'Acqua Map, come cavolo si chiama? La Italian Rice, ecco. Anche se quella non è male. E ora come ora ci sono delle belle cose che po si potrebbero fare su quella mappa. Quindi magari si potrebbe fare qualcosa, qualcosa. Portare una serie, ma non Made in Italy. Vedremo, dai. Una serie normale, con mezzi magari italiani, senza chiamarla per forza Made in Italy. E ringrazio tutti comunque per il supporto che mi state dando lo stesso, anche se siete in pochi rispetto all'epoca, quando portavo più contenuti, però vi ringrazio che siete rimasti fedeli al vostro creed. E vabbè, ora come ora vedrete anche altri contenuti, non solo farming, perché solo farming dopo divento matto anch'io a registrare tutto quanto, perché non è che è un lavoro per me, è un passatempo, cioè ho anche un altro lavoro, anche altre cose da fare nella vita, però mi fa sempre piacere portarvi dei contenuti sul canale. Poi anche in questo periodo qua ho un po' più di tempo, quindi perché no? Un po' come l'anno scorso, l'anno scorso ero a casa dal lavoro perché per la quarantena per un mesetto. Poi vabbè, non si poteva fare nulla, quindi ci stava. Invece quest'anno lavoro ancora, però ho sempre un po' di tempo da dedicare. Adesso in teoria, ok, stiamo prendendo anche quella lì sotto. E per raccoglierla, quest'erba abbiamo il caricante. Oppure imballeremo, non lo so, vedremo poi prossimamente. Eh sì, vedremo prossimamente. Poi dobbiamo vedere anche cosa fare in generale, perché
Non mi ricordo più se abbiamo campi e cose simili già coltivati. Non l'ho alzata, l'ho solo spenta. Non ne ho idea. Ah, e a proposito, se vi ricordate, io tempo fa, in teoria adesso inizia la stagione MotoGP e Formula 1. Domenica è iniziata. Questo video lo vedrete, penso, di lunedì. E io di solito portavo dei video sulla MotoGP o la Formula 1. Cioè, più MotoGP ho portato una carriera. E adesso potrei un attimo dare un occhio se uscirà il nuovo videogioco. È da un sacco che non gioco a MotoGP e giochi di moto. Però ci potrei fare un pensierino, dato che è da una vita che non mi compro un gioco nuovo. Quindi ci potrebbe stare per variare un po' genere di videogiochi. Se no potrei portare solo The Crew e cose d'auto. Mentre Formula 1 anche lì sarebbe interessante, dato che ho il volante, portare qualcosina, è un po' da vedere. È da vedere perché Formula 1 esce metà estate, tipo ad agosto. MotoGP invece esce un po' più recente, un po' più presto. E va bene, ragazzi, io direi che vi lascerei anche qui. Andrò avanti a prepararmi il campo. E nulla. Fatemi sapere con un bel like se volete vedere un nuovo episodio di questa serie. Noi ci vediamo probabilmente domani, non lo so. Però mercoledì con un altro video, sperando di riuscire a portare farming, altrimenti potrebbe darsi che se riesco a prepararmi un po' di video, ci possiamo vedere anche domani con The Crew, dato che lì mi risulta anche più facile registrare dei video e ho un sacco di cose da poter portare. E state all'occhio che potrei portarvi anche un po' Euro Truck, magari un giorno, ok. È da una vita che non ci gioco anche a quello, però potrei portarvelo. Io vi saluto e vi ringrazio, passate sui vari social in descrizione a trovarmi. E niente, iscrivetevi al canale se non è ancora fatto, lasciate un like e commentate facendomi sapere che ne pensate, che cosa mi proponete. Ciao a tutti e alla prossima!